Buonasera ragazzi, benvenuti in questo nostro video. Siamo tornati con un nuovo video. Tutti felici, vero? Ragazzi, ho controllato qualche minuto fa il canale. Siamo a 93 iscritti. 93, quasi 100. Quasi 100, quasi 100. Oh, bimbole. No, non è vero. Ancora un po' ci vuole per il limone a più di 2000 iscritti. Non ci arriviamo. Sì, speriamo che ci arriviamo tutti insieme. Ci arriviamo. No, scherzo, non create profili, vabbè, magari manco siete capaci, perché voglio crescere. Fiero. Comunque, questo tag l'ho rubato dai makeup artist. Ciao ragazze! E 5 cose che non sapete di me. Iniziamo subito, subito. Allora, la prima cosa che non sapete di me è che 2 anni fa sono stato bocciato in terzo medio. Quest'anno invece è stato promosso e adesso sono in prima superiore. Speriamo di andare benissimo questi 5 anni. Così a Natale PS4 for me. Sì, così lì c'ho la Play 3 e se ne va via. Metto PS4 online, mega trasgri, super mega iper trasgri. Comunque, questa è la prima cosa. 2 anni fa sono stato bocciato, invece quest'anno sono stato promosso. E sono arrivato in prima superiore. La seconda cosa che non sapete di me è che non mi picchiate. Non mi picchiate. Sono del Milan. Se riesco vi metto anche il video che sono andato allo stadio in Milan. Quelli che abbiamo fatto la scorsa sera. Milan-Palermo. Vi metto se riesco vi edito il video che sono andato allo stadio lì, minchia bella trasgri. Abbiamo vinto 3-2, minchia baccana bestia, raga. Però quest'anno Milan e Juve stanno andando un po' troppo male. Minchia il Napoli 5-0, raga. Ha vinto 5-0 il Napoli. Tanta roba ragazzi, tanta roba. Il Napoli ha giocato veramente bene. Però, comunque stavo dicendo, Milan e Juve stanno andando un po' troppo a rilento, però tempo al tempo ci andiamo davanti e superiamo quell'Inter che è partita bene. Anche se vabbè, le prime 2 partite l'ha vinta al 90esimo con rigore e rimessa laterale che non c'era. Vabbè ragazzi, non iniziamo a dire calcio scommesse, robe varie, no, lasciamo stare. La terza cosa che non sapete di me è che abito a Carnegiola. È venuto Moreno. Ma dai, già la sagra. Dip, 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 dip. Un cazzo. No, è stato bravo. Veramente. Se vedi questo video, è stato bravo. Anche se non ho capito perché sei venuto a Carmagnola. Però va bene. O almeno un VIP a Carmagnola ogni tanto viene. VIP. Tanto è bravo. Vieni a Carmagnola. Vivo a Carmagnola in provincia di Torino. Quindi, ma credo che tutti i miei fan, tra virgolette, amici, sono miei amici, diciamo, che sono iscritti, che hanno saputo del canale, però magari qualche persona estera, cioè tipo magari di Milano, mi segue a me, che bello! Boh, non lo so, comunque, boh, che cazzo ne so, abito a Carmagnole, faccio i cazzi miei, esco, vado a scuola, alle Roccati, mi raccomando. Roccati mi paga per questo, venite da noi, i migliori professori sono qua. No, non mi paga, però vabbè. Comunque la quarta cosa che non sapete di me è che sono in divisione 1 su FIFA 15, sono in divisione 1. In pratica ero retrocesso in divisione 2, cioè sono arrivato in divisione 2. Ho vinto il titolo, sono andato in divisione 1, sono retrocesso, sono andato in divisione 2 di nuovo. Ho vinto il mio partito, sono arrivato in divisione 1, mi sono salvato e adesso mi sono salvato con 19 punti, raga. Mi mancava pochissimo, mi mancava pochissimo. Poi avevo preso al 90esimo traversa e se facevo gol andavo a 22 punti. Quindi mi mancava solo più un punto. Un punto. Un punto per vincere il titolo. Però vabbè ragazzi, è così. Amen.
La quinta cosa che non sapete di me. Provate a indovinare, tu. Tu proprio tu che stai guardando questo video. Prova a indovinare, sentiamo. Sì. Hai detto giusto. Sì, vado in moto, come sport vado in moto, faccio qualche garetta a Piobesi torinese. Ogni tanto vinco, ogni tanto mi spacco. Cioè, non è che mi spacco una volta, tipo, spacco la moto, via. Però, bellissimo sport, ti diverti, ma è molto, molto, molto pericoloso. Cioè, se sei spericolato e fai il pazzo, è molto pericoloso. Quindi andate con calma, se andate in moto, mi raccomando. Casco ben acciato, luci accese, anche di giorno, e prudenza, sempre! Comunque, a parte le battute del cazzo che fa uno di MotoGP, facevo, proprio lì, mi andava in moto, spettacolare. A proposito di MotoGP, Rossi è primo al mondiale, anche se io tifo anche un pochino di più Marquez, perché quest'anno Marquez è più forte di Rossi, ma Rossi l'esperienza, Marquez è ancora un po' ingenuo, quindi tira troppo quando non deve tirare e si sfracella per terra. Invece Rossi va con calma, furbo, anche moltissima fortuna quest'anno, che tipo Lorenzo poteva rubargli tutti i punti, poteva, cioè poteva recuperargli, e è volato per terra per un errore proprio della moto di elettronica. Volato, poverino. Mi spiace perché Lorenzo aveva fatto la scelta giusta, è andato un giro prima dei box, vabbè, ma non ve lo so dire perché dovete vedervi le prossime gare, 5 gare rimaste. Chi vince la seconda? Marquez non vincerà più perché minchia ha 60 punti, 40 punti. Quindi è durissimo. Ma Rossi e Lorenzo se la stanno giocando, ha 23 punti Lorenzo, però tipo basta un errorino di Rossi e quindi potrebbe andare davanti. Vabbè, concludiamo il video, se no ci dilunghiamo troppo. Commentate, condividete a nonni, parenti, nonni, zii, cugini, procugini, prozii, bisnonni, create profili fake, tuo fratello, tua madre, tuo padre, tutti, tu che devi farlo, devi condividere a tutti. E mi raccomando, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Bella!